La questione del caro gasolio al centro della mobilitazione delle marinerie siciliane sembra essere una sorta di punta dell'iceberg che sta vedendo i settori produttivi tutti in gravissima difficoltà, dall'autotrasporto all'agricoltura. Anche l'agricoltura, infatti, ancorché in misura diversa, sta subendo gravi conseguenze dall'escalation del prezzo del carburante e oggi la benzina agricola è raddoppiata, a confermarlo al nostro telegiornale Nino Indelicato, presidente di Copagri. Quella che chiamiamo comunemente, volgarmente benzina agricola, in questo momento quanto costa? È il doppio, mediamente da 65-70 centesimi è arrivato a 140-145, con punte addirittura di 153. E questo è un dato inconfutabile. E Quindi quello è il diventa dato. non più remunerativo anche per Ma l'agricoltore. diventa non remunerativo se uno guarda solo i numeri sterili, ma uno che ha un'azienda, che ha un interesse non indifferente, che non è solo il capitale, ma è la famiglia che deve portare avanti, gli impegni, l'impegno ed essere garbato nel mondo del lavoro, che cosa fa? Una situazione di emergenza, quella del caro carburante, che per il mondo agricolo è soltanto l'ultima di una lunga serie di tegole, dall'acqua per uso irriguo, la difficoltà nella commercializzazione dei prodotti. I concimi chimici, altri prodotti che si usano, la manodopera che è difficoltosa a trovare uno, si inventa tutto per poter disopperire e non abbandonare i campi ed essere produttive nell'interesse di tutti. Cioè, gli agricoltori sono prigionieri di loro stessi perché non hanno un mondo organizzato per la commercializzazione. Subiscono i prezzi, diciamo, della commercializzazione e subiscono i prezzi dei prodotti che loro dovrebbero, diciamo, coltivare e quindi in seguito anche vendere. L'aumento delle materie, dei prodotti che viene utilizzato in agricoltura è innumerevole, noi lo sappiamo. Sì, il caro carburante è una delle tante voci che sta, diciamo, così, mettendo in seria difficoltà il mondo agricolo. Perché? Quando io dico che l'agricoltore è prigioniero di se stesso, è così e non c'è nessuna politica o di governo in questa fase molto urgente che prende, diciamo, a cuore e mette un pensiero non indifferente verso il mondo agricolo. E poi i mercati sono lontani dalla Sicilia, non si parla di insularità, si parla di aumento e di quant'altro, ma un conto avere un prezzo X in Sicilia, avere lo stesso prezzo in Campania, anche in Calabria, perché di qua arrivare in Calabria c'è un giorno si perde di tempo e di costi. Quindi io credo che l'agricoltura vada ripensata e rimodulata.